Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto nel mese di aprile. Allora, parto con il mostrarvi tre libri, di cui però voglio parlarvene in un altro video, in un video apposito che uscirà, spero, a breve. Sto aspettando un altro libro per poter fare questa cosa e quindi niente, ve ne parlo molto molto brevemente. Allora, alcune sono collaborazioni, come ad esempio questo. L'autrice Ramona Bocci mi aveva mandato il suo ebook di questo libro, che è Nefiria, l'ordine del fuoco celeste, è il primo di una serie. Mi è piaciuto talmente tanto che poi, dopo averlo letto, ho acquistato il suo libro. Ovviamente, come al solito, giù nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi mostro. Inoltre vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale per non perdervi i nuovi video e anche al mio profilo Instagram, perché sono un po' più attiva riguardo appunto i libri. Comunque è un libro che a me è piaciuto molto. La protagonista in questo libro è Elaine e la sua vita cambierà in modo inaspettato e succederanno varie cose. Comunque ve ne parlo poi in un altro video. Vi parlo poi in un altro video anche di Il giuramento dell'imperatore, che è questo libro qua, e Incatenata agli occhi suoi. Sono due libri che ho letto in ebook come collaborazione, che poi ho acquistato. Incatenata agli occhi suoi mi deve arrivare, quindi non ce l'ho in cartaceo da mostrarvi. Sono due libri, questo scritto da Alexander Acker, l'altro da Rosa Davis, e sono due serie separate ma unite, nel senso possono essere lette in modo appunto separato, oppure il modo consigliato sarebbe quello di leggere entrambe le serie, perché in alcuni punti si vanno ad unire appunto tramite dei personaggi. In questo caso i protagonisti sono Fallon e Caesar. Fallon, una bambina dolcissima che poi diventerà una donna. Caesar è un demone e sono legati. Bisogna poi scoprire il perché, comunque anche di questo e dell'altro ve ne parlo in un altro video, perché voglio farvi proprio una cosa più approfondita, parlarvi nel dettaglio di questi libri, perché secondo me meritano molto. Poi, questo invece ho acquistato l'ebook, mi era piaciuto e ho preso poi il libro, perché sto parlando di The Guardians, la chiave di Aramis, scritto da LMP. È un libro anche questo che mi è piaciuto molto, però il libro in cartaceo è talmente tanto bello che io poi ho voluto, visto che la storia mi era piaciuta, ho voluto prenderlo in cartaceo perché è veramente stupendo. Ha delle illustrazioni all'inizio di ogni capitolo e poi ha in bianco e nero e poi ha delle immagini a colori bellissime, sono veramente bellissime. Qua invece si parla di fate, ma non le classiche fate con le ali che siamo abituati a pensare. Questo è un romanzo, sono tutti urban fantasy. Qui abbiamo anche una storia LGBT, è una forte componente di questo libro, diciamo. Anche qua in realtà, cioè, abbiamo una storia LGBT, però non è la principale, ecco, mettiamola così. E niente, anche di questo ve ne parlerò, spero, il più presto possibile. Allora, partiamo con le letture fatte questo mese. Ho letto Nodo di sangue in ebook, mi è stato mandato dalla casa editrice Segreti in Giallo Edizioni, che ringrazio. Questo è un libro che io volevo leggere da tantissimo, veramente tantissimo tempo. L'avevo visto su IBS, avevo letto la trama, mi sembrava interessante, quindi poi insomma volevo leggerlo. L'ho letto e mi è piaciuto. Devo dire che mi aspettavo... Allora, intanto è scritto da Antonella Vigliarolo, che non l'avevo detto. Mi aspettavo una trama ricca di azione, di battaglie, cose del genere che siamo un po' abituati a trovare nei fantasy, negli urban fantasy, eccetera. E non
è stato così. La lettura è proceduta in maniera molto molto veloce e mi ha catturata, quindi non è stata una lettura per niente noiosa, anzi, però appunto sono rimasta stupita perché è un libro che, nonostante succedano un sacco di cose, abbiamo dei colpi di scena e c'è tutta una cosa di mistero legata ai personaggi, però non è che succedono battaglie o cose clamorose. Nonostante questo, il libro scorre che è una meraviglia e mi è piaciuto molto. Allora, intanto la protagonista è Daphne, è una ragazza che è costretta a ritornare a Rocca Brumosa, che è il paese dove è cresciuta, perché il suo tutore e insegnante, George, è sparito misteriosamente. Quindi lei, dopo anni, è costretta a ritornare in questo posto. Questo posto, Rocca Brumosa, è costruita sopra un nodo di magia e quindi è popolata anche da creature fantastiche. Troviamo i lupi mannari, i vampiri, troviamo le streghe. Abbiamo le sirene, il popolo del bosco, insomma, abbiamo veramente molti personaggi fantastici e Daphne è costretta a collaborare con Zeno, che era appunto, che è un vampiro e che era il socio di George, quindi appunto si ritrova a dover lavorare con lui. La figura del vampiro in questo libro non è scritta, non è intesa come quella di Twilight, per intenderci. Si vede proprio la crudeltà del vampiro, non è visto come una creatura buona, ecco, viene visto per quello che è e questa cosa mi è piaciuta, perché di solito nei libri fantasy, soprattutto quelli per ragazzi, il vampiro è un po' descritto, sembra quasi più una creatura buona, quando in realtà è un vampiro. Quindi mi è piaciuto appunto come l'autrice è riuscita a creare dei vampiri, finalmente vampiri. Nonostante questo, io Zeno l'ho adorato. Anche qua abbiamo molti personaggi scritti e caratterizzati molto bene. Daphne mi è piaciuta perché è comunque una ragazza molto forte e durante il libro vediamo proprio la sua crescita e questo mi è piaciuto molto perché il personaggio di Daphne in particolare cresce proprio con l'andare del libro. È un bel librone perché sono quasi 600 pagine più o meno. Sono stati veramente descritti bene tutti i personaggi, anche i personaggi secondari mi sono piaciuti, alcuni mi sono stati un po' qui perché veramente li avrei strozzati, altri mi sono piaciuti tantissimo per la loro dolcezza e quindi niente, i personaggi sono stati veramente costruiti bene. Come è stato costruito bene anche Rocca Brumosa, la bottega di George e Zeno, è proprio un mondo dove mi sono immersa con molto piacere, descritto molto bene, ma mai noiosa, una descrizione mai noiosa, non è mai stata troppo lunga. E però veramente avevo l'immagine della bottega stampata sulla testa, nella testa mentre leggevo, questo mi è piaciuto molto. Questo libro è il primo di una serie, non lo so, comunque c'è il secondo libro che è in scrittura, ve lo consiglio. Ciao Teodoro, ve lo consiglio perché a me è piaciuto molto e secondo me è un buon libro. Altro libro che ho letto per una collaborazione è stato La bambina e il Puck, che è in realtà un racconto, è un libricino di 50 pagine che ho letto veramente in un batter d'occhio, mi è piaciuto tantissimo. Allora, intanto è scritto da Viviana Verzolato, che ringrazio per avermelo fatto leggere. Allora, io di solito faccio questa premessa, i racconti a me non piacciono, perché ma anche di degli autori più famosi, perché mi danno sempre la sensazione di essere tirati via, mi piacciono le cose un po' più lunghe e non mi trovo bene a leggere dei racconti, però la storia mi interessava molto e quindi ho accettato la collaborazione. E devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa perché in realtà mi è piaciuto tantissimo. Intanto è un racconto appunto breve, legato ai miti norreni, quindi questa cosa lo rende particolare, mi è piaciuto moltissimo, è per questo che ho accettato la collaborazione. La protagonista è Bird, una bambina,
spero di averlo pronunciato bene, che è appunto colpita da una maledizione, ma lei non ha colpa. E quindi c'è tutta la storia, non ve la sto a raccontare perché il libro è talmente piccolo che altrimenti vi farei spoiler. Comunque la storia è questa e mi è piaciuto tantissimo. Allora, intanto si capisce che dietro a questo libro, nonostante sia piccolo, c'è un accurato studio dei miti norreni, c'è proprio uno studio per creare questo libro, si percepisce, e questo l'ho apprezzato molto. Forse anche questo che non mi ha dato l'impressione che il libro fosse tirato via, perché appunto ho notato questo impegno e questo studio da parte dell'autrice, che ho apprezzato tantissimo. È un libro che si legge tutto d'un fiato, un libro corto, ma che mi ha trasmesso tantissime emozioni. I personaggi sono ben caratterizzati e la bambina, che è veramente dolcissima, e mi è piaciuta un sacco. È impossibile non empatizzare con lei, e è una bambina comunque forte ma allo stesso tempo sfortunata, e mi ha creato varie emozioni questo libro, nonostante fosse molto corto, perché a volte ero felice, altre arrabbiata nera, altre triste, quindi insomma è stato un po' anche un viaggio, seppur breve, di emozioni. Ve lo consiglio, tra l'altro il prezzo è piccolissimo su Amazon, sia per il cartaceo, perché mi sembra venga sulle 4 euro e qualcosa, sia per l'ebook, quindi anche questo è un libro che vi consiglio. Passando invece a dei libri che non sono state collaborazioni, ho letto, mancavo praticamente solo io, Tenebre e ossa. Non sono poi andata avanti con la serie perché sono entrate delle collaborazioni, quindi ho messo da parte la serie Grishaverse, però devo dire che mi è piaciuto molto. Io della Bardugo avevo letto La nona casa, che mi era piaciuto molto, e devo dire che mi è piaciuto molto anche questo libro qua. La protagonista qui è Alina, ma non lo so, ve la devo raccontare. Credo che la storia, la trama di Tenebre e ossa sia abbastanza famosa, quindi magari non la sto a raccontare qua. Comunque, è un libro che mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto velocemente. Il mondo dei Grisha che è stato creato dalla Bardugo è, secondo me, creato molto molto bene, è descritto in un'ottima maniera per quanto mi riguarda, e la Bardugo qua per scrivere ha preso ispirazione alla Russia zarista. Non è mai stato noioso, non l'ho trovato lento, quindi è un libro che a me è piaciuto, e è un libro che è uscito nel 2012 in lingua, e per gli anni in cui è scritto è stato un libro originale, adesso non lo è più, però pensando appunto a quando è uscito, devo dire che il libro era un libro originale. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la storia, i personaggi, insomma, non vedo l'ora di andare avanti, spero di poterlo fare durante questo mese. Ho letto poi Fantasmi a Livorno, che è questo libricino piccolino, scritto da Ursula Galli. È un libro che vi trascina in un viaggio per una Livorno un po' più popolare, circondata appunto da fantasmi, avvistamenti, visioni, eccetera. Sono appunto dei racconti riportati di bocca in bocca, oppure delle leggende, oppure delle interviste, e mi sono piaciuti tantissimo. Mi è piaciuto proprio il fatto che ogni racconto c'è scritto all'inizio dov'è il posto del racconto, e quindi proprio avevo l'immagine stampata nella testa di quella particolare villa, ad esempio, e mi è piaciuto molto. Tanti di questi avvistamenti mi sono successi anche a me, come credo a tutti. È interessante, mi è piaciuto. Se siete un po' appassionati di fantasmi, racconti popolari su fantasmi, eccetera, questo libro ve lo consiglio, anche se non siete di Livorno, perché comunque l'ho trovato interessante. Poi, ultimo libro letto, che in realtà è stato il primo, l'ho letto in ebook, mia sorella ce l'ha in cartaceo, lo volevo prendere ma poi me ne sono scordata, è Sorcery of Thorns. Spero di averlo pronunciato bene, io l'inglese facciamo schifo. Anche qua
qua è un fantasy che avevo in lista da tanto tempo, ne avevo sentito parlare molto bene e a mia sorella era piaciuto e quindi ho voluto leggerlo anch'io. Qua si parla, la protagonista è Elizabeth, che è un'orfana cresciuta in una grande biblioteca. E in ogni città è presente una biblioteca che custodisce questi grimori magici e che appunto sono utilizzati dai maghi. I grimori possono anche trasformarsi in mostri, quindi possono diventare anche pericolosi e Elizabeth vuole diventare un guardiano dei grimori. Il problema è che Elizabeth si troverà coinvolta in un crimine e quindi dovrà spostarsi nella capitale, dove appunto sarà portato dal mago Natalie e dal suo domestico non umano, che si chiama Silas, che era il mio personaggio preferito, è stato Silas, l'ho adorato tantissimo. Appunto si sposterà con loro, si alleerà con questi due personaggi per appunto scoprire chi c'è dietro questi crimini e fermarli prima che appunto questi crimini vengano commessi anche nelle altre biblioteche. Un libro che mi è piaciuto tantissimo, è molto scorrevole, l'ho trovato comunque originale. La trama è sempre incalzante, c'è molta azione e i personaggi sono ben strutturati. Silas, che comunque non è uno dei protagonisti, anche se è un personaggio abbastanza importante, mi è piaciuto tantissimo sempre, dall'inizio alla fine. I grimori sono al centro di tutto, quindi è un libro che consiglio assolutamente se siete appunto un amante di libri e di magia, di fantasy. Questo è un libro sicuramente che può fare al caso vostro ed è anche l'ultimo libro che ho letto nel mese. Io spero di riuscire a girare il video su questi autori emergenti il prima possibile. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!